Di fronte a bollette sempre più salate, a scadenze sempre più stringenti per finanziamenti cruciali, di fronte all'aumento dei costi dei materiali, le piccole e medie imprese abruzzesi stanno vivendo una fase davvero molto delicata. Il convegno Conflavoro Piccole e Medie Imprese, patrocinato dal Consiglio regionale dell'Abruzzo, vuole dare inizio a una nuova collaborazione con la Regione. L'obiettivo è quello di mettere in campo misure concrete e attuabili per rilanciare il tessuto imprenditoriale del territorio, rimettere al centro della discussione pubblica e istituzionale le politiche attive del lavoro, la formazione dei lavoratori, restare al fianco di chi fa impresa, fornendo il supporto corretto nella risoluzione dei problemi. Bisogna creare una tassazione più equa, bisogna abbattere il costo del lavoro e creare meno burocrazia che costa e che frena per le imprese. Queste sarebbero le tre soluzioni che potrebbero essere generalizzate. Poi entriamo nel dettaglio. Oggi abbiamo dei problemi molto seri, anche qui in Abruzzo, per quanto riguarda il costo delle materie prime, il caro energia e il carburante, ma soprattutto abbiamo un altro problema per quanto riguarda anche quelle aziende che stanno crescendo ma non riescono a crescere per mancanza di lavoratori. Quindi bisogna finalmente intervenire con una politica attiva seria che parta dalle scuole, che venga creata la cultura al lavoro e che possa finalmente rinvigorire quelle imprese che hanno voglia di crescere. Le piccole e medie imprese abruzzesi che cosa chiedono in particolare? Beh, sicuramente di snellire la burocrazia nel rapporto con l'amministrazione centrale, e chiedono l'erogazione dei fondi in modo tempestivo, perché delle volte quando noi immaginiamo dei bandi e li facciamo, per mettere, passatemi il termine, a terra le risorse passano, non dico mesi, ma addirittura alcune volte anche degli anni. Invece le imprese hanno bisogno di liquidità, hanno bisogno di facilitazione in termini burocratici, anche di normativa, sempre nel rispetto delle regole, ma ci chiedono velocità nell'erogazione dei contributi. Che tipo di occasione può essere per una piccola e media impresa il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? Ma guardi, è un momento storico irripetibile per le nostre imprese. Oltre al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci sono tante opportunità offerte alla nuova programmazione 21-27, che per l'Abruzzo sono circa 1 miliardo e 80 milioni. Quindi un momento, dicevo, storico irripetibile, però per mettere a terra questi fondi c'è bisogno di competenza, di fare sistema fra le imprese, presentare progetti innovativi e ci vuole velocità e soprattutto ci vuole cofinanziamento delle aziende, e quindi ci dobbiamo organizzare anche per, sotto l'aspetto finanziario, per permettere alle aziende che devono finanziare questi progetti importanti di trovare le risorse per questa occasione.